Come stai? Ciao cari Vapper, sono sempre io, Leandro di Amici del Fumo, e questa volta voglio parlarvi di un nuovo prodotto dell'Augo Vape. L'azienda, situata in Shenzhen, si specializza per i Vapers più esperti. Realizza i Merlin che riscuote un successo senza precedenti, ottima fumosità ed eccellente resa aromatica. Dopo un po' esce il seminole, utilizzato spesso e volentieri in BF. Oggi parleremo del suo ultimo prodotto, vai con la sigla! Nuovissima recensione, questa volta parleremo del Druga, l'RDA della Augo Vape. Ok, apriamo il package. Questo è per l'originalità del prodotto. Ecco come si presenta il nostro chiavino a brucolo. Eccolo qua. Ecco il nostro Atom. Esteticamente è simile al Goon. La doppia chi D. Chi ha copiato chi? Chi ha copiato chi? Non si sa. Vabbè, chi potrebbe copiare chi? Ok. Qua vediamo all'interno cosa, nello scatolino, cosa esce. Cosa esce? Apriamolo. Esce un altro pin, questa volta in BF, per le nostre BF. Un drip di ricambio, un adattatore per montare altri drip in 510, con attacco 510. Le guarnizioni di ricambio. Ora lo vediamo da vicino, facciamo una rigenerazione e poi ci sarà la nostra prova di svapo. Restate con noi. Ecco l'Atom visto da vicino. La parte inferiore, tutto placcato in oro, anche il pin. Vi faccio vedere il deck ora. Tiriamo sopra, eccolo qui. Questa è molto semplice la rigenerazione, perché qua si può svitare anche a mano e possiamo mettere direttamente le resistenze all'interno e riavvitare il tutto. Il deck, questi sono i fori per la reazione, belli grandi, il drip e poi ecco qui per poi regolare l'aria con questa ghiera qua. Procediamo alla rigenerazione. Userò il Nichrome NE80. Facciamo 6 spire attorno a un diametro da 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 spire anche l'altra resistenza, quindi la rigenerazione dovrebbe essere molto molto semplice. Inseriamo la nostra prima resistenza, è 1 e 2. In corrispondenza ok, qui non si mette nemmeno a fuoco, ok, tutto a posto. Facciamo lo stesso procedimento anche dall'altra parte, e un è 1 e 2, sempre in questa corrispondenza qua. Andiamo ad avvitare il tutto e poi ce le andiamo a sistemare. Ok, una volta inserite le nostre due resistenze, andiamo a tagliare prima le eccedenze. Andiamo a tagliare le eccedenze, poi andiamo a stringere,
Ok, e andiamo a sistemare. E andiamo a sistemare più centrali possibile. E questa più o meno è l'altezza. Ora lo mettiamo sul nostro, questo è un po' più giù, mettiamole proprio alla stessa altezza, mettiamole sul nostro, sulla nostra box o sul nostro tubolare, come preferite, e andiamola a fare microcoil con la nostra pinza in ceramica. Ecco le nostre due resistenze che si accendono in contemporanea. Ora mettiamo il cotone. E poi le andiamo a provare. E uno. Sfilacciamolo un pochettino. Già lo posiziono all'interno. Ecco la nostra prima resistenza. Poi me la vado ad aggiustare ancora meglio. Mettiamola anche dall'altra parte. Ok, ho posizionato il cotone anche dall'altra parte, ora andiamo a bagnarlo. Ricordiamo quindi che ho usato il Nichrome 80 050 6 e 6 spire su un diametro da 3 ho fatto. Ora lo proviamo. Ora. Ok. Chiudiamo. Questo bruca. Mette il tronco a nuovo. Cosa fanno che si mette il tronco? Va bene, hanno sempre. Il tiro è contrastato, vero? Che ho provato. Sì. Il tiro è abbastanza contrastato. Non stiamo di fronte. Bravo, ricorda un po' il tiro del Kennedy, quindi non stiamo parlando di un sistema molto arioso, quindi... C'ha delle spire gigantesche, le asole dell'aria sono gigantesche, però c'ha il contrasto che ricorda il Kennedy. Prova. Che ricorda il Kennedy. Esteticamente c'è roba, molto più sembra un boom. Sì, esteticamente... Un po' di cannolo, cortesemente. Esteticamente no, tanto non va in stick. In secca stecca, non vai. Secca, quindi vai. Non ti preoccupare. Come va? Una resistenza facile. No, è la batteria che si sta scaricando. Fino a ora spingeva dannato, adesso... Non si sa se è colpa della batteria o della resistenza. Come non vedo una spinta... Cambia... Il water è ottimo. Vai. Cambia battere, cambia fila. Mi piace il bait. Ti piace? Il più il bait. Vai, vai, che ce la facciamo. La giornata di oggi? Mi smetti tutto al contrario. No, non c'è secca niente, devi mettere con il pin positivo, no, il pin in basso. Vai, il positivo in basso qua. Eh sì,
Come va? Ma si sente pure Teresa Romagna. Teresa Romagna, meglio di lui. Aspetta che tu sei pericoloso, mi hai messo il pin positivo. Ah no, non l'hai messo bene. Allora perché ti hai detto che... Non lo so, ragazzo... Allora, come resa aromatica ci siamo. Come resa aromatica è simile al Gun. Un po' inferiore al Gun. Come fumosità molto inferiore al Gun. Me lo fai provare. Molto inferiore anche al Kennedy. Come cosa? Come fumosità. Sì. Sta un po' indietro questi piccoli oggettini. Io non lo prenderei per il simbolo. È un ottimo, è un buon prodotto che sì, è indiscutibile. Però è indiscutibile che sia un buon prodotto. Il logo non mi dice niente. Però... Sembrano due quadrati. Se lo sai che sembra il simbolo di Daredevil. Vabbè, poi. Come va? Per me sta sotto. Sia al Gun che al Kennedy. E secondo me sta un po' in basso rispetto al Seminole. Sì, non diciamo che rendono di più sia al Kennedy, c'ha questa Gun e Seminole. C'ha questa costruzione dell'aria che... Non ha quella ottima produzione di vapore che vedo col Gun, col Kennedy, col Seminole. Non è né in Clow Chasing né in Flow Chasing. Attenzione. È una via di mezzo. Ma pure il vapore non è denso. Non si dà. È buono, si può. Ci salutano qui da amici del fumo. Yeah, però. Sembra. Promosso o bocciato? Non a pieni voti. Quindi questa volta potete salire o non salire su questa giostra dei Amici del Fumo. Non è ultimo giro e ultima corsa, questa volta. È un giretto. Se uno se lo vuole fare lo fa, se uno non lo vuole fare non lo fa. Considera anche il prezzo quando parli di... Costa poco, quindi veramente costa poco. Un oggettino che non è... Ma un po' di divertimento lo riesco a trovare. Sì. Vabbè, in tutto uno si può divertire. Però basta... anche con un jazz. Dato che bravo, molti dicono si divertono col jazz, quindi dato che ci sono queste asole dell'aria, diciamo così, grosse, comunque si possono anche utilizzare, quindi è un po' più particolare. Sì, non riscaldare tantissimo. Che se comunque si mantiene freddo, come dicevo. Iscrivetevi al canale. E che il flauto sia con voi. Fai la musica. Padrino. Ma guarda.